ci sta anche un monsignore. Ah, sì. Buongiorno. Mi sa l'averlo visto in Vaticano. Ecco, ci voglio stare. Non mi fa parlare di quel posto e mi faccio con tutta questa gente. Fai il bravo ragazzo. Buongiorno. Lo hai capito? Smettila! I primi due, prego. Signorina, sì? Avevo chiesto la cortesia di farmi trovare in camera il libro della messa in latino. Invece c'era il messale di Paolo VI. Me lo dice come mai? Scusi, ne parliamo dopo. Prego. Buongiorno. Se si azzardano a farmi le iniezioni, giuro che li prendo a calcio a mozzi. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Prego, si accomodi. Grazie. Lei è il signor? Turri. Favorisca le analisi, per cortesia. Perché ha deciso di perdere 7 chili in 7 giorni? Beh, sai, io sono in politica, sono assessore comunale all'alimentazione, al comune di Viterbo. All'alimentazione, capisce? Sì, quelle sono le caricature che mi fanno. Sono perseguitato, dottore, non ce la faccio più. Poi sa, adesso ci sono le elezioni politiche, io voglio avere un look più dinamico, mi spiego. Lei fuma troppo. No, dottore, non ho mai fumato in vita mia. E guardi che forse un po' al contrario. Ah sì, scusi, ne vedo migliaia al giorno, sa. Capisco, sì. Mi confondo. Adotto, io non entro più nell'ascensore, nemmeno con le borse piene della spesa. Siccome sto al quarto piano e mi è diventato un tribolo, qui i casi sono due: o allargano l'ascensore o me stringo io. Siccome questo è un condominio dei pidocchiosi, apposta mi sono decisa di venire qua. Così loro sanno, non si accoccia. Signora, io la faccio tornare una ragazzina. Davvero? E le dico di più. Io le faccio fare anche l'amore. Allora più che altro ci mando mio marito. E ce lo mandi. Devo fare il 18 a Catania la sonnambula. Mi guardi. Posso presentarmi così? Forse con una bella barba potrebbe fare il pasta. Dottore, cosa ne pensa se io, come la Callas, ingerissi un verme solitario? Ah, che schifo. E poi per lei ci vorrebbe un cobra. Lei è un pugile e vuole calare di peso, vero? Sì, perché io conosco questo mazzo e fanno combattimento a Cesenati, padrone italiano di Medi Junior. Io sono 8 con il giustizio a proposito di forma. Se tu riuscissi a farmi portare una dose a proposito, io ti ringrazio pubblicamente in televisione. Se no... Sì, se no non paga tanto, sta nel contratto. No, io non è che non pesco, scritto, mi trovo tutte queste cose che stanno qua, da capito? Sono state chiare. Sono state chiare. Sì, sì. E meglio per sé anche, si campa di più. Vede, dottore, io e mio marito siamo molto innamorati, però non riusciamo a fare l'amore secondo i canoni. Sia più esplicita, signora, non capisco. Volevamo dire che per via della pancia lo dobbiamo fare seduti tutti e due. Chi fa la sedia? Un giorno l'uno e un giorno l'altro. Sì, a turno, dottore. Noi il vostro problema lo risolviamo sicuramente. Comunque, questa è una clinica, non una falegnameria. Beh, ma è chiaro. E chi l'ha detto? Prego, s'accomodi. Tamburini, molto lieto. Prego, le sue analisi, per favore. Grazie. Molto gentile. Bellissime. Stupende. Azotemia magnifica. Glicemia eccezionale. Colesterolo delicatissimo. Trigliceridi fantastici. Urine meravigliose. Complimenti. Grazie. Prego. Una psicologa, nostra amica, ci ha detto che potrebbe dipendere da carenze affettive. Ma è matta, dottore. Non c'è bambino più amato di lui. Viviamo per lui. La verità è che Paolone è solo goloso e disubbidiente. È la prima volta che ci separiamo da lui e siamo tanto addolorati. Sia severo, dottore, severo. Ma io come faccio a dimagrire quando questo qui ha dir poco il doppio di me? Guardate che pappagorgia che ha. Come ti permetti, Paolo? Paolone, non essere maleducato. Ti farò dimagrire, a calci nel culo. Prego. Io dirigo l'ufficio Vaticano per l'aiuto alimentare al terzo mondo affamato. Personalmente mi faccio carico di portare giù da loro delle derrate di grano, mais, zucchero, farina, insomma tutto quello che si può. Ma sono tanti, se non basta mai niente. E che non lo so. Poi dovrebbe vedere quei negrettini così esilini, con quegli occhioni così languidi, che ti guardano, come a dirti, ma padre. Te mangi tutto te? In grosso modo. Ed è per questo che sono qui da voi e mi metto nelle vostre mani. Fatto benissimo. Oddio! Oddio, si va, diamo andare! Sbrigati! Oddio mio! Monsignore, se fatto male. Se la fa da solo, chiamiamo Lacci. Non farlo spiritoso, dai, cavolo! Deve essere un attacco di pressione bassa. Mi raccomando, mangiatela tutta fino all'ultimo cucchiaio. È importante, La nostra pappa è un alimento assolutamente bilanciato.
non si arrugginisce e non si appiccica sul fondo. Che sei scemo, che stiamo a parlare della vernice? Lei ne può mangiare anche metà, signora. Perché? È buonissima. Sì. Au, piace. E ho visto, anche ieri sera ho dato l'ultima razione al gatto. L'ha mangiata volentieri, sì. Si leccava i baffi. Perfetto. Prima della cura, anche la nostra cara infermiera, la signorina Miriam, era come voi. Vero? Grazie. Come me. Sì, grosso modo, sì. Quindi fidatevi perché la cura funziona, signori. Dopo 3 cucchiai vi consigliamo di bere molta acqua perché la nostra acqua ha un grande potere diuretico. Buon appetito. Masticate lentamente, lentamente. Chi ha visto il mio gattino? Io, mommy, mommy. Sempre sta mugna tra le palle. Nonna, mommy. Ti prego, ci sono i clienti, manteniamo un certo stile. Ci proverò. Sono tutti questi lardosi in casa mia. Che cosa vuoi? Che vuoi? Chi ti ha autorizzato? Scusate. Scusate, continuate a mangiare, non è successo niente, buon proseguimento. Sono dei vecchi clienti, li sono trovati talmente bene che non se ne vogliono più andare. Troppo. Oddio, ma che è successo? Ammazza, che botto! Che? Gli è esplosa la sedia sotto il sorriso. Dottore! Calma, calma, calma. Torni al suo posto e sia tranquilla. Calmi tutti che beh fa male. Non è successo niente. Si parla per favore, scusa. Vieni, ma le dia una mano. Su, su. Eccola la sedia. Hai voluto risparmiare sull'arredamento, hai visto? Chi più spende, meno spende. Sì, ma spendo solo io qua, fammi capire. Avessi comprato manco un bicchiere per questa clinica. Bene, ora rilassiamo i muscoli del bacino, così. Fate roteare lentamente i vostri culoni, così. Bene, bene. Ora ultimo esercizio. Divaricare le gambe, così. Alzare le braccia. E poi si va giù fino ad impugnare le caviglie dall'interno. L'importante è di non sforzarsi troppo. Giù, giù. Ma monsignore, cos'è successo? Sono mortificato, un arretto la tuta. Su, via, via, andate a cambiarvi, dai, basta con la ginnastica. Come morto? Rotta di collisione! Abbio! Abbio! Non ti sento! Non ti sento! Sto lavorando, lo vedi? È morto il gatto! Papà, okay. Ti vogliono al telefono. Che è successo? È uno che dice che gli è morto il gatto e ci stanno 30 persone in pericolo. Mamma mia, la miseria, mamma. La prossima volta rispondi te, hai capito? Va bene, va bene. Pronto? Pronto, che è successo? Ma quanto ne ha mangiato di pappa questo gatto? L'ultima gliel'ho data ieri sera, ai clienti questa mattina alle 11. Professore, non è che c'entrano in coma tutti e 30? Lasciami parlare. Diglielo. Sì? Ma che sintomi ha avuto? E come si presenta questa salma? Beh, la salma... No, non chiamiamola salma, chiamiamolo gatto. Dai. Il micio ha un aspetto cadaverico. E grazie, è morto, dai. Occhio sbarrato senza la pupilla, solo il bianco. Mezza lingua fuori con tracce di vomito verde. E dall'altra parte, della cacca, sempre verde. Ma come mai? È più verde la cacca del vomito. Ma che mi frega a me? Dio piuttosto di quel rantolo che faceva ieri sera, dai. Ieri sera faceva... Ah, ah, ah. No, non faceva così, faceva... Con la punta di... No, mo non faceva così. No, non faceva così. E come faceva? Ah. No, no. Ora? Mandatemelo subito, che gli faccio fare di urgenza un'autopsia. Autopsia? Vabbè, ma i clienti che gli famo? Beh, per prudenza e sicurezza sarebbe opportuno fargli subito una lavanda gastrica. Lavanda gastrica, Vabbè, gli mando subito il gatto, Arrivederci, arrivederci. Professor Iovine, subito col gatto, dai. Porta il gatto dal professor Iovine. Iovine! Di corso, dai, su. Dai, ma i cinesi sono tutti così stronzi. L'ha scelto te, l'ha scelto. No, mi è stato raccomandato. Raccomandato? Dal ministero.